non possiamo perdere l'anima, non possiamo perdere l'anima. Ed è per questo dico che non possiamo metterci con Renzi, che fa il referendum sul reddito di cittadinanza. Non possiamo metterci con Calenda, che invoca la militarizzazione per i rigassificatori. Non è la nostra storia, non sono i nostri principi, non c'è alcuna possibilità per noi la devi rispettare, è molto più breve della tua, lo sai, però non significa che siccome hai 1000 anni alle spalle o 100 anni o 3 anni tu devi calpestare. Facciamo concludere l'onorevole Conte, grazie. Silenzio, grazie. Prego. Questo è massimalismo. Adesso però c'è una sfida, perché il percorso per noi, per me la politica non è una questione di punti, è una questione di linee, è una questione di traiettorie. E io credo che se ragioniamo di traiettorie, se il percorso, le sensibilità, la ricerca di senso, ad esempio, delineata in questo libro, prevarrà anche all'interno di un dibattito, una dialettica interna al PD, noi sarà facile ritrovarci le professioni nel rispetto della reciproca autonomia, della reciproca dignità.